Moniz, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi seconda puntata del sabato dei prefe. Oggi faccio una carrellata di prefe make-up. Fatemi una bella tisana perché questo video secondo me sarà un po' più lungo, però io cerco di essere molto spiccia e comunque di iniziare da subito. Tutti i labbra incominciamo da questi due rossettini di She Glam. Io ho due colorazioni, questa qui che si chiama Fire, sì, che è di questo bellissimo rosso, sono molto confortevoli e belli pigmentati e all'interno hanno delle piccole pagliuzzette d'oro che appunto danno particolarità al look e questo è il colore appunto Black Boldberry. Questo è un prodotto che ho avuto in collaborazione e vi parlo appunto sempre questo qua di Shein, di questa linea che è veramente bella. Questo è un bel color nude marroncino, sembra molto intenso ma in realtà no, sulle labbra poi alla fine diventa proprio il mio colore. Questo qui è la colorazione appunto Mixed Emotion della linea Cosmic Crystal Matte Lipstick, però come matte è molto cremoso. Questo è un rossetto in stick di Astra e veramente si apre così, l'ho messo al contrario, è di questo color bello e magenta nella colorazione Kyoto. Mi piace veramente tanto e voi sapete che Kyoto è riguarda il Giappone e io sono molto contenta di averlo comprato. Questa è la linea Astra Lipstick, quindi quello matte. Setto MAC, che è questo qui, che è il famosissimo Ruby Woo, un bellissimo rosso, che mi piace tantissimo. Macaron di L'Oreal, una delle mie linee preferite, di questo bellissimo colore che si chiama Praline de Paris ed è veramente molto bello. Dura tantissimo, non secca le labbra, è super confortevole come rossetto liquido. Simile come formula anche questo qui che si chiama Matte Ink Super Stay di Maybelline nella colorazione Lover. Questo qui me lo regalò mia cugina. Un bello coprente da subito, duraturo, facile stesura e ripieno. Ora vediamo qualche altro prodotto di labbra, ovvero queste due appunto rossetti liquidi di Clio Makeup Shop. L'ho presa al pop-up di Clio. Questi sono due colori, uno è 1982 che è un po' più sul rosso, un po' più sul mattone, mentre Move On Me è un bel color malva scuro e mi piacciono veramente tantissimo, sono anch'esse molto confortevoli. Questo qui è il mio preferito Move On Me perché dura tantissimo, non secca le labbra e hanno un buonissimo profumo. Quello di Maybelline e L'Oreal hanno un buonissimo profumo. Molto belli anche questi tre di Anastasia Beverly Hills, non so perché. Che le molte persone le odiano, le ho prese in un set, sono i rossetti sempre liquidi e sono colore Sand, Peachy e One Mute nella linea Undressed e sono veramente molto molto carini. Anche loro sono colori molto chiari, confortevoli e molto coprenti da subito e mi piace molto lo scovolino che è super, diciamo, ottimo per una stesura molto facilitata. È un rossetto molto idratante, la linea Perfect Shine di Essence, quindi andiamo nel low cost 02 Perfect Day e mi piace veramente tanto. Il colore è questo qui, un bel rosa bubblegum, però devo dire che a me piace tantissimo e questo mi è uscito in qualche magazine che ho comprato quest'anno, cioè l'anno scorso. Essence è bellissimo anche questo qui che è il Vibrant Shock Lip Paint nella colorazione Voyeur. E ovviamente è un marroncino molto chiaro e freddo, però mi piace tantissimo, soprattutto fatto con un bel overline con una bella matita marrone scuro. Questo prima, infatti ora lo rimetto, è questo qui di Essence e si chiama appunto la linea Why Not Semi Shine, è di questo bellissimo color rosa, molto nude ed è veramente risulta pieno e di facile stesura. Mi piace veramente tanto. Anche lui un buonissimo profumo e anche questo mi è uscito in qualche magazine. Ma non per importanza, questo qui di che mi ha regalato sempre mia cugina e si chiama Isilum o Esilum, non so come si pronuncia, e questo è il Velvet Ink ed è un bel malva viola, bello pieno, color molto freddo e scuro, anche se sembra marrone, ma in realtà è un viola che ha una punta marrone veramente bellissimo. Partiamo da primer fondotinta molto velocemente. Vi parlo di questo qua,
che si chiama il Langover di Too Faced, molto bello come primer, molto idratante, lo uso su fondotinta un po' più pesanti e devo dire che il viso è molto luminoso, un buonissimo profumo questo primer e vi promuovo, anche se non ce l'ho fisicamente, il primer più Poreless più è molto molto carino anche lui, bello, riduce i pori, molto profumato anche lui e aveva appunto, diciamo, il beccuccio dove appunto era a forma di cuore, che è un bellissimo, secondo me, dettaglio molto molto particolare. È molto coprente, che usavo pressoché in estate, questo qui di NYX Professional Makeup, l'ho preso su Amazon, costava 15 euro, quindi l'ho preso. E comunque molto molto bello, ottima coprenza, ottima shade colori, mi piace tantissimo. E questa è la correlazione Light Porcelain. Ora non lo posso usare perché è troppo chiaro, però quando sono al mio colore naturale lo uso con un bel fondotinta, un primer magari molto idratante perché è un pochino secco. Molto coprente, ma leggermente più leggero rispetto a quello di NYX, vi consiglio appunto il Transformist di Astra. Questo può essere sia da fondotinta che da correttore e appunto è un semi matte. E questa è la colorazione 01. Ne ho anche un altro di ricambio, di riserva, quando mi finirà lui. E devo dire che l'erogatore non è a pompetta, ma è a così, come quello dell'anno scorso che usai di Makeup Revolution. Molto bello, coprente e soprattutto molto leggero. Quindi comunque non è proprio matte, matte, matte come quello di NYX, ma è comunque molto, molto bello e coprente e leggermente matte. Questo qui l'ho trovato in un magazine, è questo di Catrice Cosmetics nella linea All Matte Plus. Non è perfetto secondo me, proprio una pelle super grassa, però è perfetta per una pelle mista normale, misto secca, perché non è vero che è matte, ma è praticamente un semi matte anche lui, molto di leggera cioè coprenza medio-bassa, però a me piace tantissimo perché è molto leggero. Infatti questo lo utilizzo tantissimo e si vede quanto l'ho utilizzato. Sono 30 ml, lo pagai tipo 2 euro nel magazine, non mi ricordo quale. Parte con le palette preferita, questa l'ho avuto in collaborazione sempre con She Glam Shane, è questa qui che si chiama Los Angeles Stay Juicy, una palette super calda, scrivente. Io in realtà non sono super super scrivente, ma hanno stratificati, però gli shimmer sono pazzeschi. Molto calda, però per chi ama palette super calde, colore della terra, caramellati, è perfetta e costa veramente sui 6-7 euro, quindi super low cost. Questa bella low cost non so se è ancora disponibile, l'ho presa su Beauty Bay ed è l'appunto la Book of Magic con questa shade range super fredda, tranne questi quattro colori che sono molto caldi, però come vedete l'ho usata, alcuni panno hanno anche il buco, quindi è veramente fantastica. Gli shimmer sono pazzeschi, gli opachi non sono super pigmentati ma vanno stratificati, però per il prezzo che ha secondo me le vale tutti i soldi. Sul sito sta sempre scontata, però il prezzo pieno è di 20 euro, comunque non è così costosina e mi piace veramente tanto. Altra palette che vi promuovo, questa qui l'ho trovata in offerta a 30 euro sul sito di Anastasia, che ormai non si può prendere più niente, dove ho preso anche i rossetti perché non spedisce più, e ho lei, la Jackie Aina. Anno scorso mesi l'ha resi, questa volta lei, l'ho comprata appunto l'anno scorso ed è fantastica. Gli shimmer sono molto luminosi, gli opachi super pigmentati e super sfumabili. Diceva che era una palettina adatta a pelli molto scure, ma io che sono molto chiara la trovo anche una ottima palette. Quindi non è vero che per pelli molto scure, infatti alcuni fanno per cui hanno il buco. Ho usato tantissimo in queste feste la Glitter Stevie di Cosmify, molto bella anche lei e mi piace veramente tanto. Questa è la gamma colori, colori caldi, colori freddi, un po' un mix, un po' come quella della Jackie Aina. I glitter sono fantastici perché hanno la colla e rimangono sugli occhi. Questi colori sono satinati, molto carini, e gli ombretti opachi sono molto validi. Non sono ultra pigmentati, però vanno stratificati, però a me piace tantissimo perché l'ho usata tantissimo. E infatti questi due colori hanno il buco.
palette l'ho avuto in collaborazione ed è molto molto carina ed è una palette del brand Libellula e si chiama Libellula Babes Sparkle, molto molto carina e veramente l'ho usata anch'essa tanto tanto. Soprattutto ho fatto molti contenuti che vedrete a fianco su Instagram, sia reel, foto, mini video. Veramente l'ho usata tantissimo, l'argento vedete al buco e ce l'ho veramente da poco perché mi è arrivata comunque non tantissimo, da qualche mesetto, però veramente l'ho usata tantissimo. Questa palette ovviamente per avere un look con colori anche opachi, perché non ne ha, deve essere accompagnata da un'altra. Però io ho realizzato trucchi molto carini anche solo con questa qui. Super grossa grossa con tantissimi colori caldi, freddi, neutri, di tutte le tonalità, di tutte le, diciamo, le formule satinate, glitterate, opachi, proprio glitter. Vi consiglio questa qua di Who Can Be. Questa è la palette che si chiama Mirror Mirror. Anche qui a polveri riso, devo dire, le polveri riso sono pazzesche, sia terre che blush illuminanti, sono molto molto validi. Gli illuminanti sono molto tranquilli, i blush molto carini e caldi. Le terre per me sono calde, però comunque le utilizzo lo stesso perché mi piacciono. E ho fatto anche qui diversi look su Instagram che potete vedere. Questa è una palette che consiglio per chi ama avere palette molto colorate oppure palette che hanno un sacco di colori e magari chi dice non ha spazio, vuole una palette molto carina e valida, vi consiglio lei. Le formule degli ombretti non sono molto, secondo me, di alta qualità, però sono molto carine. I shimmer, devo dire, soprattutto i blu, sono tra i miei preferiti perché sono appunto, si rimangono appiccicati alla palpebra e non se ne vanno mai. E soprattutto gli opachi sono un po' difficili da usare, però comunque se gestiti bene sono molto carini. Devo dire la verità, per il prezzo che ha, che è 15 euro per tutti questi colori e polveri di viso, secondo me ne vale la candela. Crema contour, vi parlo di questo stick di Shein e si vede quanto l'ho usato nella colorazione espresso. E qui anche il pennellino, però non lo uso mai perché secondo me è un po' igienico e comunque mi piace tanto. È molto carino anche da viaggio, soprattutto si sfuma bene e veramente l'unica cosa negativa che fa un puzzo di plastica, però per un prodotto super low cost di Shein vale la candela perché è molto carino e funzionale secondo me. In crema, non per importanza, questo bellissimo blush liquido di She Glam nella colorazione 101 Orgasm. È un rosa comunque freddo, vedete, che va così e poi sfumato sia con le dita, con la spugnetta, con il pennello. Molto bello pigmentato, ma che si sposa bene con il viso e non fa macchia e mi piace veramente un sacco. Anzi, questo qui è ritenuto il best seller di She Glam. Questo di She Glam l'ho comprato io, è questo illuminante super particolare e ha dei riflessi viola assurdi e pazzeschi e azzurri. Questo nella linea Metallic Glow Highlighter Stay Sane. Non sboccio niente perché non ho tempo in realtà, perché dopo viene anche l'estetista e mi devo anche struccare. Qui anche l'ho comprato io, è questo bellissimo blush che è appunto molto particolare perché ha questi micro glitterini oro che poi sfumati sul viso rimane solo un finish molto luminoso e mi piace veramente tanto. Con i prodotti che ho avuto in collaborazione con Shein vi parlo di questo blush che è un blush pescato molto caldo, molto sull'aranciato, non è proprio arancione, però è molto molto carino e mi piace tanto, bello pigmentato, opaco. Questo è nella linea Lightweight Matte Blush nella colorazione Tangerine, che si chiama appunto Cosmic Crystal Mousse Highlighter, che io pensavo che era in mousse, invece non è vero, è un illuminante, un polvere e che è molto glitterato, è un colorino molto caldo, però mi piace veramente tantissimo ed è veramente super carino e costa poco. Non so se già ve ne ho parlato, ma che ho riscoperto questa qui di Astra, è la Velvet Skin Loose Powder. Questa è la Translucent, ma ci sono altre tonalità. È molto bella, non pialla chissà quanto, però opacizza e soprattutto mi tiene il trucco molto molto a lungo e soprattutto Moonies, un finish super super molto molto fine e mi piace tantissimo. Solo che per pelli scura sbianco un po', però io che sono chiara non ho questi problemi perché già sono un fantasmino. Moonies è l'illuminante.
Costa 3 euro, è del brand Winey e si chiama appunto Highlighter Powder Multi-Use Highlighter, colorazione HD, quindi è anche tridimensionale e appunto è bellissimo, super luminoso, bellissimo, specchiato, non fa grana e costa 3 euro. Questa è la colorazione 02, perché poi c'è un altro champagnino, questo è un rose gold, è molto molto carino. Questa è molto molto carina, è una palettina di Astra che si chiama Glow Garden Face Palette 02 un conventional Sakura, cioè dal nome Moyo. Voi lo sapete che molte volte faccio la canzoncina sopra e ovviamente queste sono le colorazioni. Ha un po' di difficoltà a farsi aprire, però come vedete questa qui è usata tantissimo. Questo è un rosa, questo è un rose gold e questo è un color fragola come blush. Infatti lo abbino a questo qua di Bio Acqua, che è un altro tra i miei preferiti, che è un cream to powder, quindi un prodotto misto da crema in polvere, ed è appunto quei blush che secondo me sono molto coreani, giapponesi, perché questa è la colorazione che sembra molto accesa, ma in realtà se è sfumata no, e va così, e poi appunto sfumata con le dita, sfumata con la spugnetta, sfumata con un pennello, molto molto carino. Sipia, questa qui è compatta e l'ho presa su Perfect Diary, ho pagato un bel po' perché c'erano un po' di spese doganali. Ho preso due colorazioni, una legata a mia cugina perché questa è la light, lei gli ho regalato la medium che è molto più scura e io ovviamente non sono molto scura, però molto carina anche lei perché non ha un finish praticamente matte, ma soft matte, appunto, sta anche scritto. Quindi, però mi chiude i pori in modo assurdo. Questa è la vita, questa cipria è anche bella soft touch. Prodotti, ma non per importanza, questi singoli. C'ho queste due illuminanti di Nabla che sono gli skin glazing. Questo è colore Amnesia, che ha fatto anche una brutta fine. Questo è Privilege. Amnesia è la vita perché è super luminoso, specchiato. Cioè, mi vedete da Marte, da Plutone addirittura. Mentre questo qua è molto, molto carino, ma è molto più tranquillo. Non è super super luminoso quanto Amnesia. Io so che vi consiglio anche lei, molto molto carina. È una palette che ha tutte e tre cose: illuminanti, blush e terre. E questa è di Cosmify con The Lady. Questo si chiude in questo modo, è calamitato, che poi potete usare anche lo specchio così. Molto molto carina. Le polveri sono molto pigmentate, quindi ricordate di battere il pennello perché se no fa macchia, però comunque si sfuma anche molto facilmente. La mia, io uso sempre questa fredda, però oggi ho usato quella calda, è comunque molto molto valida. Cara, ho usato il volume, extra volume mascara di Astra e mi era piaciuto tantissimo perché appunto me li volumizzava tanto e me li allungava. Invece ora sto usando questo qui che è il Subliminal Volume, volumizza e allunga un sacco. Questo qui è ritenuto il best seller di Astra e devo dire la verità, è bellissimo questo mascara per il prezzo che è, soprattutto è molto valido. Muovo anche alcuni gadget, pennellini e cose varie perché comunque fanno parte delle spugne. Qualsiasi spugnetta di Shein, questa è da lavare addirittura perché l'ho usata prima, è veramente pazzesca. Sono molto valide, morbide, sfumano il fondotinta in una maniera assurda. Ne ho tantissime di Shein, sia quelle, queste qua che è un po' più porosa, sia quelle meno porose sono molto valide. Però questa qui è la vita, quella porosa è la vita perché non ciuccia il fondotinta, ve lo sfuma bene, diciamo, vi dà anche una coprenza molto buona e quindi questa ve la straconsiglio. E vi consiglio anche come pennelli questi qui di Jessup, bambù, no, quelli normali, quelli bambù che sono molto molto morbidi, setole super morbide, diciamo le polveri vengono sfumate tantissimo, ci sono tantissimi set, solo occhi, solo viso, occhi e viso, il prezzo varia tantissimo, ve li consiglio di prendere sia su Amazon, a volte li vedo anche su AliExpress, che costano meno, però io le ho prese su Amazon, le ho spese ben 32 euro per un set viso ed occhi molto molto valido. Ora un sacco di pennelli. Pennelli che mi sono arrivati con Shein, molto molto carini. Le setole non sono molto morbide quanto quelle di Gestap Bamboo, ma sono comunque molto valide.
Questo è uno dei tanti pennelli che mi è arrivato in collaborazione, c'è anche con la boccettina e ovviamente mi piace tantissimo perché essendo molto piccoli sono molto da precisione. Ora partirei velocemente con i prodotti sopracciglia che ho questo qua, che è la Geisha Brows di Astra, che ho pagato pochissimo e devo dire che è molto carina perché la mina è retraibile e ovviamente vi riempie il pelo. Solo che come colorazione non è tra le mie preferite perché è molto calda. Io ho le sopracciglia comunque molto fredde e queste qui me ne va un po' a scaldare. Però come prodotto è molto funzionale. Se ampliassero la linea dei sottotoni e colori sarei anche molto contenta. Il prodotto di Astra che vi straconsiglio, a volte lo uso anche come rossetto, sono i matitoni Jumbo di... ne ho due, 08, questa è la 24 e quella con sottotono più rosatino. Sono molto morbidi, si sfumano facilmente e sono molto confortevoli. Da usare anche solo come rossetto, ne vale la candela e costano veramente poco, sui 2-3 euro. Molto molto belli e low cost. Ultimo prodotto, ma non per importanza, questa matita di Lush The Kiss. L'ho presa nella mia profumeria, costa 2 euro. Questa è la colorazione fucsia ed è un fucsia molto molto caldo e mi piace tantissimo perché non è molto morbido quanto Astra, però è morbido e funzionale. Lo uso per l'overline e poi metto il colore al centro, anche quello più chiaro perché mi dà quell'effetto degradé. Comunista, questi sono tutti i prodotti che io vi ho promosso quest'anno. Spero che vi siano piaciuti. Fatemi sapere se avete provato voi qualcosa di questi brand o questi prodotti. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti in make-up. E soprattutto, grazie per aver guardato questo video. Spero che vi abbia fatto compagnia. E ovviamente, vi invito sempre a iscrivervi a questo canale, attivate la campanellina se vi va e mettete un like di supporto. Io vi aspetto in un prossimo video. Vi do un grosso bacio. Ciao!